Buongiorno amici e buon lunedì a tutti. Io sono ancora in giro, in tournée, diciamo, ecco, nella bellissima Calabria, in un posto stupendo, vicino alla terra di Dio, il mio carissimo amico, che l'altra sera siamo stati insieme, che saluto ancora, grande, sei stato veramente fantastico, una persona speciale, e mi dispiace che purtroppo la nostra serata è stata disturbata da piccoli moscerini che vengono via con una piccola disinfestazione, compreso coloro che vengono a scrivermi e poi cancellano anche i messaggi, tipo un certo Joker che vorrei salutare dicendomi che mi deve segnalare per cosa, ancora non l'ha già capita, io non faccio nulla di anomalo e non ci sono problemi, quando loro vogliono mi chiedono e vi do anche la posizione, perché è bello essere chiari con le persone, soprattutto con le persone stupide, voglio dire. Ce ne sono tante in giro, di quelle persone sotterrate come foglie. Rita, io adesso mi vado a fare un bel sugo fresco con delle pennette rigate al bronzo, un bel pranzo, e poi oggi pomeriggio, non so, ci rilassiamo verso la piscina di questo bel villaggio e domani mattina si riparte per altri orizzonti. Quindi io questo video breve lo volevo fare per salutare i miei grandissimi amici, tutti quanti, e che devo dire ragazzi, vi voglio bene a tutti, un bacione, ci vediamo presto con qualche bella ricetta. E siamo sempre qui, nel frattempo che la pasta cuoce ci sono altri camperisti, vedete la signora che sta facendo? Buongiorno signora, cosa state preparando oggi? I cornaletti fritti sono dei pippi, me lo potete mostrare sì, per favore, per gli amici di YouTube, Ecco qui, la signora sta facendo questi qui, sì. Sono belli e saporiti. Questo... Mo metto il telo per non cucinare anche quei vermi... Ma questi si possono mangiare crudi, scusate? Sì, sì. Si possono mangiare, sì. Posso assaggiare signora, le dispiace? Sì, sì. Guardate. Mamma mia, ragazzi, questi qua in insalata sono buoni, però questi devono qui essere belli croccanti. Devono essere croccanti e genuini, sì, come lo so. Vuoi un bicchiere di vino? No, la ringrazio, io bevo un po' di Lambrusco Mantovano, credo più tardi, però per il momento mi gusto questo bel peperone. Signora, come vi chiamate? Anna. La signora Anna mi ha offerto questo bel peperone e io adesso me lo mangio. È pasta e lenticchia. Mamma mia, ragazzi, che sapore. Vedete, questi qui sono buonissimi ad insalata. Io attualmente mi degusto questo peperone e ci aggiorniamo dopo per il pranzo. Bene signore, dopo aver assaggiato i cornaletti della signora a fianco, io adesso vedo un po' cosa fanno le altre persone. Mano a mano mi faccio il giro del campeggio. Vi presento il signor... Vincenzo. Vincenzo, da dove venite signor Vincenzo? Dalla provincia di Bari. Dalla provincia di Bari, e ho notato che anche lui usa pietrella, è vero signor Vincenzo? Sì, insomma, è un buon prodotto. È un buon prodotto. E vediamo la moglie del signor Vincenzo, cosa sta preparando. Come vi chiamate signora, scusatemi? Giuseppina. Giuseppina, la signora Giuseppina, cosa sta preparando di buono? Di zucchina fritta. Bella, le zucchine fritte, signori, qui in campeggio noi come se fossimo a casa, perché è una cosa molto bella stare in compagnia, stare all'aria aperta e cucinare ovviamente delle belle pietanze. Signor Vincenzo, quanti giorni vi fermerete? Scusate che c'è l'albero. Fino a dopo Ferragosto, insomma. Fino a dopo Ferragosto, sì, perché sì, anche il signor Vincenzo è delle mie parti. La settimana di Ferragosto dovevi andare in giro, allora qua si sta tranquilli. Benissimo. Si sta bene. Insomma. Quindi con la pietrella noi oltre a cuciniamo la usiamo come arma da difesa, perché è davvero consistente. Oh, no, è un bel tosta, è bella tosta, insomma. Servirebbe però con molta parsimonia. Quindi per il momento salutiamo gli amici, io adesso vado anche, poi la signora mi ha promesso che mi fa assaggiare una zucchina fritta, ovviamente, senza, e quindi appena pronte, calde, appena pronte le assaggiamo, quindi quando tornerò al mio camper sarò già sazio, va bene? Insomma, se ti fai un bel giretto a quest'ora, insomma, va bene. Ah, un attimo, adesso vi presento, salve signor Vincenzo, è stato un grande piacere, ciao. Vi presento il mio manager, il mio nuovo manager, prego. Il mio nuovo manager è un mio grande fan, che mi dissa anche, e si chiama Gabriel. Non lo buongiorno. So se... Buongiorno Gabriel, fatti conoscere dagli amici. Allora, mi chiamo Gabriel, da Miranda, tengo 8 anni,
Abito da Fragola, provincia di Napoli. A Fragola, provincia di Napoli. E cosa vuoi dire ai miei amici di Leonardo Appetitoso? Seguito. Mi dovete seguire pure il mio canale YouTube. Seguite anche il canale YouTube dell'amico mio, del mio grande manager. Va bene, capite, salutiamo tutti, adesso andiamo a pranzo. Saluta tutti gli amici. Ciao, ciao ragazzi, a dopo. Cornettine fatti a Bahia. Allora, prima me lo sono mangiato crudo, adesso il signore è stato così gentile da farmele assaggiare cotto. Questo grazie mille, siete stati gentilissimi. Vermicelli che volano, buon appetito. Grazie, grazie anche a voi, buon appetito a tutti. Oggi signori qui a Cud Priz, mo è quando ci vuole ci vuole. E quindi è tutto a Cud Priz. Io proseguo e poi mi mangio il mio primo piatto. Boh. Signora, signori, signore, purtroppo qui non si finisce così. Ecco. È arrivata l'altra signora dell'altro camper, guardate qua, guardate, sembra, mantenete un attimo signore che voglio assaggiare. Assaggi che è buono. Guardate qua, a Cud Priz, buonissimo signore. Ho detto proprio la tarantina manera. Buone. Grazie davvero, siete stati gentilissimi. A voi. Hai visto che belle persone che ho incontrato in questo campeggio, ragazzi? Ok. Bene, finalmente a tavola e dopo aver sgranocchiato tra i vari camper delle persone abbiamo fatto diciamo dei piccoli assaggini, ci degustiamo questi bei tortiglioni al bronzo con al sugo, semplicissimi, con un po' di basilico. Buon appetito! Madonna mia quanto è bella signori questa pasta! La pasta fatta con il pomodoro fresco passato. Bene, io continuo questo pranzo e continuo questa mia splendida vacanza e domani non sappiamo dove andremo perché diciamo tutto è all'improvviso. Intanto faccio un brindisi alla vostra salute, scusate ma in campeggio noi siamo un po' bicchieri, il calice in vetro non mi sembra il top, quindi un brindisi a tutti voi, ai miei carissimi amici, un grande saluto ad Andrea Mann, Michele Nozzetti, Tommaso De Palma e tutti qua. Ciao ragazzi, salute, alla prossima.